Mi sono spostato tra l'altro in un bar qui a un chilometro dal parco proprio per permettere il collegamento e evitare il frastuono che sarebbe stato fastidioso a livello televisivo, ma è meraviglioso e sottolinea la riuscita di questa grandissima iniziativa. Tra gli altri nomi mi permetto di aggiungere anche la presenza graditissima e straordinaria del giornalista Gianluigi Paragone. Ecco, vogliamo ricordare perché tante persone, nonostante il caldo, hanno deciso di venire a Pesaro. Perché tante persone, nonostante il caldo, da ogni parte d'Italia si stanno ribellando alla tirannide, lo stanno facendo per l'amore dei loro figli. Vedo e sfilano genitori con bambini e quindi mi sembra la cosa più bella del mondo. Per non più giovanissimi come noi ricorda un po' quella partecipazione che segnò per esempio il referendum al divorzio e all'aborto, perché non siamo un popolo che ha questa vocazione reazionaria militare, ma quando a un padre e soprattutto a una mamma italiana tocchi i figli, allora esce il meglio e la forza più grande di questo popolo. Vogliamo ricordare che non siamo né pro né contro, ma siamo per qualcosa di molto più importante, ovvero per la libertà di scelta, è così? Che è la stessa cosa che succede in Svezia, quando noi auspichiamo questo allineamento riguardo le modalità vaccinali pubbliche alla Svezia, con tutto rispetto per il Burkina Faso e l'esodo, mi sembra un grande auspicio per questo paese. I vaccini sono la più grande, la più imprescindibile delle scoperte scientifiche. Detto questo, oggi proprio quell'intreccio inestricabile di rapporti che c'entrano poco con la scienza, tra la politica, soprattutto da questo governo mai eletto, e il cartello mondiale della farmaceutica, hanno giustamente fatto emergere aspetti che vanno assolutamente contrastati. Il giudice imposimato ha detto che questo decreto rappresenta un atto di una violenza inaudita contro un popolo, il quale popolo è chiamato per diritto a ribellarsi. Non fa effetto, adesso al di là delle polemiche, che alla base ci sia un partito che nella ragione sociale mette il termine democratico? C'è il problema di fondo che va al di là delle parole che usano senza senso e senza criterio, come giustamente ricordava lei, direttore. Tra l'altro, in questo partito regna la confusione totale, perché mentre Matteo Renzi e la futura PDina Beatrice Lorenzin, attuale ministro della Salute, spingono per questo decreto da superobbligo vaccinale, Gentiloni più ragionevolmente ricorda che non vi è nessun motivo per introdurre questo decreto, che ricordo, lo sa meglio di me, lo sanno i suoi telespettatori, che un decreto è un atto governativo di estrema urgenza che si approva quando il paese vive una vera emergenza, e grazie al cielo, altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo principale che è la salute dei nostri bambini, in questo paese non vi è nessuna emergenza.